2023, un anno impegnativo nella prevenzione per la difesa del suolo e della costa, quindi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico nel Veneto. Ne ha parlato in una conferenza stampa di fine anno l'assessore regionale Bottacin. Pianificate opere per circa 39 milioni di euro, ma anche interventi straordinari per altri 69. Il 2023 è stato un anno impegnativo, 8 stati di crisi dichiarati dal Presidente della Giunta regionale Zaia, uno stato di emergenza riconosciuto a livello nazionale, abbiamo avuto soprattutto i mesi estivi un particolare accanimento da parte del meteo con le forti grandinate che hanno investito in modo particolare la pianura del Veneto. Ma è stato anche un anno in cui siamo intervenuti con il nostro sistema di protezione civile anche al di fuori dei confini del Veneto. Siamo stati prima in Romagna a seguito dell'alluvione, dove abbiamo adottato 6 comuni con i nostri volontari della protezione civile, poi siamo stati in Toscana, siamo stati in Turchia a seguito del terremoto, siamo stati anche in Slovenia dopo l'alluvione, dove la protezione civile del Veneto ha montato 3 ponti che ci erano stati richiesti da quel territorio. Sottolineata l'efficienza dei bacini di laminazione che hanno permesso di scongiurare danni di gravità enorme durante le ondate di maltempo. In modo particolare quello di Caldogno, che ha preservato Vicenza, la città di Vicenza, quello di Montebello e quello del Muson dei Sassi, terminato proprio nel 2023, che ha consentito per ben 2 volte nell'arco di 10 giorni di salvare Castelfranco Veneto. Ultimo passaggio, quello relativo al piano rifiuti, con un obiettivo importante per il 2030. Un anno importante anche perché è stato l'anno di prima applicazione del nuovo piano gestione dei rifiuti del Veneto. Siamo la migliore regione a livello europeo come raccolta differenziata, però col nostro piano ancora più ambizioso l'obiettivo è quello di arrivare nel 2030 all'eliminazione totale del ricorso alla discarica utilizzando semplicemente 3 impianti esistenti di termovalorizzazione di Mestre, Schio e Padova.